Macerata riapre le sue braccia, il Teatro Lauro Rossi vi accoglie di nuovo con un applauso, vi ringraziamo per aver resistito, dicevo scherzosamente, prima di riprendere questa anche nostra diretta. Salutiamo gli amici che ci seguono dal sito ufficiale istituzionale della Regione Marche, che accoglie questo importante appuntamento dedicato ai consumatori e agli utenti. È la giornata conclusiva, abbiamo ancora tanti contenuti da raccontare in merito a quello che è successo ieri, le informazioni che abbiamo desunto dai relatori, le conclusioni, ma soprattutto le prospettive verso il domani di questo importante settore. Abbiamo una scaletta che però sovvertiamo volentieri, anzi quando succedono cose in diretta io mi trovo più a mio agio, chiamiamo subito perché non vediamo l'ora di sentire i loro ingredienti, i relatori della giornata di oggi, anche perché li ospiteremo e poi sentiranno da più vicino il saluto ufficiale dell'amministrazione comunale di Macerata che così gentilmente ci ospita. A proposito di questo, sul tema ospitalità, vi anticipo che avremo una chiusura molto particolare con un video che è stato realizzato a Tortocollo nella serata di ieri, un video che racconterà molto dell'ospitalità. C'è chi si preoccupa già? Dopo dirò chi si deve preoccupare dello specifico. Invitiamo qui sul palco dello splendido teatro Lauro Rossi, con un unico applauso che vale per tutti, Pietro Praderi, presidente di Lega Consumatori, che ci racconterà i lavori del primo workshop. Alessandro Mostazzo, segretario generale della Movimento Consumatori, che relazionerà in merito al secondo workshop e poi le conclusioni affidate a Mario Fiorentino, direttore generale del mercato della conferenza del consumatore della vigilanza della normativa tecnica del MISE. Abbiamo detto però, giustamente, ieri abbiamo cominciato con i saluti assolutamente impeccabili, con il numero 10 abbiamo detto Romano Carancini il sindaco. Qui non c'è un numero perché non si può catalogare, non si può etichettare lo splendore di questa straordinaria amministratrice, il vice sindaco Stefania Monteverde. Abbiamo una piccola sorpresa per lei, vuole poi fare i soldi istituzionali al podio? Prima, in suo omaggio e in omaggio anche a questa splendida città che ha concorso e simbolicamente, metaforicamente ci permettiamo di dire, ha anche vinto la sfida della cultura, è quel video. Macerata città estroversa si muove, disegna mappe, costruisce ponti, fa incontrare persone. Crea e ricrea vie della seta verso est, attraverso l'Adriatico, i Balcani, fino all'estremo oriente, la Cina. Carovane di nuovi viaggiatori si muovono, studenti, turisti, che cercano un luogo dove creare e ricreare. È Macerata, dove l'estero genera connessioni, imprese, esperienze, trasforma i luoghi. Musica, arte, teatro, danza, ricerca, festival, libri, convegni, paesaggi, movimenti di idee e persone, gesti inclusivi, incontri di diversità e scambi. Città internazionale di produttori di cultura, città campus e città territorio, dove l'umanesimo innova. Città della marca maceratese, che ricostruisce la comunità di natura e storia, ecosistema sostenibile, modello italiano. Città delle Marche, paesaggi verdi azzurri, arte e design, autentico made in Italy. Da Macerata a Pechino, 1568, padre Matteo Ricci porta il dono in mappa al mondo universale e l'idea di un mondo in amicizia. Io, Matteo, così poco intelligente, dedico questa mappa a tutti coloro che insieme con me respirano sotto lo stesso cielo e poggiano i sandali sull'augusta terra. Benvenuti a Macerata. Qualità Macerata. Welcome. Però benvenuti a Macerata, un grande piacere. Porto anch'io il saluto ieri il sindaco Romano Carancini, l'ha fatto a nome di tutta la città, mi fa piacere farlo oggi come assessore alla cultura e assessore anche al turismo e alla vita, si può dire, culturale della città.
Immagino che abbiate già visto questo giorno, queste 24 ore che siete a Macerata, questa città, forse l'avete riconosciuta nel nostro video, non abbiamo inventato niente, immagino, avete visto. E siamo stati, abbiamo avuto questo grande onore di essere tra le 10 città finaliste capitale della cultura, diciamo, del 2020. E ha vinto Parma, ma le 10 città stanno realizzando un network delle 10 città che nel 2020 saranno le capitali della cultura. Quindi prepariamoci, stiamo preparando in questi anni a rinnovare e innovare ancora di più questa accoglienza che spero e mi auguro sia stata molto calda e soprattutto sorprendente. Avete visto, mi fa piacere sottolineare questo, siete in difesa di molte delle associazioni che lavorano, che mi scusa delle spalle, la difesa dei consumatori. I primi consumatori siamo tutti qua, siamo tutti consumatori, siamo tutti soggetti che godono della, non delle merci naturalmente, ma della produzione. E qui c'è tanta produzione culturale, c'è tanta attività culturale che ci permette poi di godere e di fare insieme un lavoro di riflessione, di conoscenza, ma anche di serenità. Mi fermo solo su questo, augurandovi di, così possiamo andare avanti, ma soltanto questo, invitarvi di nuovo a tornare a Macerata, perché... Da consumatori della bellezza di Macerata. Da consumatori della bellezza, era proprio lì che volevo arrivare, ma anche produttori, che in fondo abbiamo prodotto una cultura, no? Questi giorni siamo produttori culturali, un modello di riflessione e di modalità di... guardare il mercato e la produzione in modo diverso, anche questa è parte della cultura. Quindi ben ritornate, e come avete visto nel video, non è solo Macerata, è tutta una marca maceratese. Macerata è una città d'arte, ma in mezzo al mare e in mezzo alle montagne. Quindi noi raccontiamo sempre questo, si scopre Palazzo Buonaccorsi, il nostro grande sferisterio per Macerata Opera Festival, ma poi si passeggia sui monti e si passeggia al mare. Quindi mi raccomando, ritornate, ditelo a tutti, e abbiamo piacere ancora di ospitarvi di nuovo e di incontrarci per produrre cultura insieme. Grazie. Le mani che l'Italia e l'Italia del Sud. Grazie. Un altro piccolo regalo, questi ragazzi, mannaggia, ci hanno fatto venire sta voglia di restare qua un giorno solo, fanno stare, ma questo è tutto un trucco dei nostri responsabili, lo voglio dire, è colpa di Pietro Talarico e di Maurizio Lacerra, devono assaggiare le marche e vi costringeranno a tornare, vediamo perché. Parola chiave che torna buona anche per presentare un'ulteriore piccola digressione prima di entrare nel vivo della 17ª sezione programmatica. Invitiamo sul palco per parlare di una delle iniziative all'atere di questo appuntamento Massimo Mogiatti per il commercio ecosolidale. Lo accogliamo con un applauso. Un progetto che c'era stato anticipato ieri dal dottor Pietro Talarico. Ci racconta un po' il perché di questa iniziativa. Sì, brevissimamente. Intanto vi ringrazio davvero per il tempo che mi dedicate. Io mi chiamo Massimo Mogiatti, in questo momento rappresento le organizzazioni di commercio ecosolidale delle Marche, quelle organizzazioni che ormai da proprio in quest'anno, da 10 anni, collaborano, quelli che definiscono, mi permetteranno, ma lo faccio perché so che è un sentimento reciproco,
gli amici della regione, quelli che collaborano da 10 anni grazie a una legge regionale sul commercio equo e solidale, cui la regione ha puntato e continua a dimostrare l'appoggio nel corso degli anni, quelle organizzazioni che, vi confesso, non ci è parso vero quando ci è stato proposto di svolgere la giornata regionale sul commercio equo e solidale, che ogni anno si svolge qui nelle Marche, in questo momento, perché leggere di educazione, di trasparenza, di consumatori, siamo noi a casa nostra, sono i nostri temi, non si scappa. Quello che le nostre organizzazioni fanno è proprio questo, cercare da un lato di garantire ai produttori in giro per il mondo ciò che è giusto per il lavoro che svolgono, che è giusto per i prodotti che producono, ma dall'altra parte, non ce lo scordiamo mai, il nostro lavoro fondamentale è quello di far sì che i consumatori non siano più mero oggetto per il profitto di qualcuno, ma diventino soggetto attivo, critico, partecipe, e che può con le proprie scelte non solo difendere i propri interessi, ma creare, sviluppare un modello differente. Questo è quello che proviamo a fare. In questa giornata siamo proprio qua dietro, 10 scalini, uscendo a sinistra ci sono 10 gradini ed antichi forni, perché nel pomeriggio si svolgerà appunto la conferenza regionale sul commercio equo e solidale. Abbiamo allestito già da ieri una mostra fotografica sull'ultimo viaggio in visita ai nostri produttori di caffè in Guatemala, fatta a gennaio di quest'anno. Faremo in mattinata, ma forse anche nel pomeriggio, un piccolo laboratorio sul caffè con la tostatura e la degustazione del caffè. E infine avremo due persone, un torrefattore e un socio, che sono venuti in questo viaggio con me a gennaio, che ci racconteranno brevemente, per finire intorno alle 18 con un buffet e di andare. Quindi io mi permetto di invitarvi, chi può, chi ha piacere, anche nel pomeriggio a questo appuntamento alle 15.30 per finire intorno alle 18, compreso tutto, diciamo. Chi per varie ragioni non potesse è benvenuto in qualsiasi momento per un caffè, per parlare un momento dei nostri progetti, di quello che facciamo. E quindi qualcuno è già passato stamattina, vi aspetto ancora e vi ringrazio ancora per il tempo che mi avete dato. Grazie a voi, la dimostrazione che le vostre figure, che infatti già sono gente di cuore, ma questo riguarda anche gli italiani, brava gente, in questo c'è un fil rouge che unisce tutti noi di questo bel paese. Allora iniziamo a lavorare sul serio per capire quanto è stata importante la giornata di ieri, di questa 17ª sessione programmatica, i workshop del pomeriggio. Vogliamo capire che cosa è emerso, partendo da Pietro Pradelli, presidente di Lega Consumatori. Prego, si può accomodare al podio per la relazione. Sarò meno integerrimo di ieri, vi lascerò un pochino più di tempo, perché mi hanno detto che sono stato un po' troppo severo. No, lei è sempre talarico, non dico mai, si dice il peccato, non il peccatore, talarico la cerra. Prego. No, io invece ho apprezzato molto ieri Tanio Brillante e ne approfitto anche come associazione, ma anche in termini personali, per ringraziare tutti gli interlocutori con i quali abbiamo lavorato in questi 2 giorni, per la capacità organizzativa, per la sensibilità e per la precisione. Mi sembra doveroso. Io mi adeguo al taglio col quale abbiamo realizzato questa conferenza, che è stato snello, brillante, eccetera. E ho lavorato anche in fase preparatoria col Comitato Permanente CNCU Regioni per preparare un documento che poi non è solo frutto del mio lavoro, ma anche dell'apporto cordiale, intelligente di Antonio Tanza e di Silvia Castranovi. E ieri ho raccolto tutta una serie di punti, li ho condensati in un documento che credo, tramite CNCU,
possa essere presto distribuito, dopo averlo verificato evidentemente, perché deve avere per ora un valore di bozza, ma è un documento abbastanza complesso, che però ha anche l'ambizione di poter diventare una specie di piattaforma programmatica. Io non lo leggerò e mi soffermerò molto velocemente su 6 punti che dal mio punto di vista lo compongono. Primo punto è: le associazioni dei consumatori hanno partecipato al manifestarsi della crisi finanziaria dall'inizio, dai bond argentini ai bond Palmola, Giacomelli, eccetera, eccetera, e hanno risposto creando una rete di sportelli che sono andati incontro alle esigenze dei risparmiatori, fornendo dei servizi che hanno risposto pienamente, dal mio punto di vista, alla reiterata proposta dall'Unione Europea di fornire alle associazioni dei consumatori degli interventi rapidi e rapidi, efficaci, gratuiti o poco onerosi. Credo che di questa opera le associazioni dei consumatori debbano andare fiere. Però una riflessione che riguarda la crisi finanziaria che noi cogliamo in Italia in modo drammatico, con la crisi che ha portato 11 banche al fallimento, però è una crisi, lo sappiamo benissimo, di natura internazionale, rispetto alla quale la finanza mondiale si è organizzata dandosi un assetto di potere rispetto al quale i cittadini consumatori e le associazioni che li rappresentano non possono stare a guardare. Per cui c'è una riflessione, e questa conferenza si è applicata dal mio punto di vista molto positivamente, c'è una riflessione da fare che ci porta a dire quanto le associazioni dei consumatori hanno fatto, però ha presentato anche un limite, sia chiaro, ho già detto prima che dobbiamo essere fieri di quanto abbiamo fatto. Il limite è questo: ci siamo mossi anche per forza di cose, dell'urgenza, eccetera, eccetera, in un'ottica culturale, direi, essenzialmente di tipo assistenziale. Ecco, il primo punto è l'ambizione della conferenza di Macerata per le associazioni dei consumatori deve essere pertanto quella di aggiungere al ruolo difensivo del cittadino del risparmiatore il ruolo propositivo e partecipativo, conoscere e scegliere prodotti finanziari per finalizzare il risparmio. Quindi è il passaggio a un ruolo più protagonista, non semplicemente intervento di difesa, di tutela, quasi un ruolo da Croce Rossa. Il secondo punto è questo: come sempre l'aiuto, lo stimolo ci arriva, per quanto riguarda l'esperienza consumerista italiana, dall'Unione Europea. Ci è venuta ai tempi per varare la prima legge di riconoscimento dell'associazionismo dei consumatori, la 281. Ci viene anche in questa occasione dalle direttive che sono state evocate più volte in questi due giorni, il MiFID 1 e la MiFID 2. Ecco, queste due direttive rappresentano una tematica sulla quale le associazioni dei consumatori vogliono e devono cimentarsi, devono intervenire, devono partire dalle indicazioni che sono contenute in queste direttive per sviluppare la loro attività di proposta e di presenza. Direi proposta e presenza
in chiave innovativa. Terzo punto, ecco, per la verità c'è un limite che io ho ravvisato anche nella stessa conferenza, perché anche l'apporto dei relatori, professori universitari e così via, è stato anche in modo molto efficace e completo. Pensate anche a tutto il riferimento ai comportamenti del consumatore influenzato dal marketing, eccetera, eccetera, no? Però dentro un'ottica sempre, come dire, di tutela del consumatore. Ecco, io credo che c'è anche un altro elemento. Noi non viviamo in una società dove le imprese, secondo la filosofia di Friedman, no, hanno come, possono avere, limitarsi ad avere come unico scopo la produzione del profitto da distribuire agli azionisti. Viviamo in una fase storica dove esiste con grande urgenza il problema della sostenibilità, e la sostenibilità di tipo sociale e la sostenibilità di tipo ambientale. Ecco, io credo che, anzi, il documento articola molto questo discorso, che noi dobbiamo sviluppare un'attività di formazione permanente, di educazione permanente, come in particolare non solo, ma non da sole, ma le associazioni di consumatori devono sentire come dovere quello di sviluppare questa attività di formazione permanente, diventare una specie di scuola permanente di formazione dei cittadini risparmiatori, che devono essere soggetti attivi non solo nella difesa dei loro diritti, dei loro interessi, ma devono diventare soggetti attivi attraverso evidentemente le esperienze di aggregazione, e su questo terreno vengono al primo posto le associazioni dei consumatori, per costituire anche una realtà di gestione di potere democratico, evidentemente. Quarto punto, e noi siamo particolarmente interessati al portale dell'Edufin, perché è materia sulla quale anche a livello di CNC noi abbiamo discusso. Ecco, qui noi abbiamo lanciato una proposta che, ecco, questo sì, mi permetterei di leggere, che sono: il portale serve maggiore concretezza. È necessario dare strumenti ai cittadini che li aiutino nelle scelte e nei momenti di difficoltà. Al momento il portale è un insieme di informazioni che non danno un aiuto concreto ai consumatori. Inoltre non si affrontano i temi di crisi finanziaria come il sovraindebitamento, le difficoltà di accedere al credito e la perdita del posto di lavoro. Poi non c'è alcuna indicazione concreta di quali siano i prodotti di mercato e di come sceglierli concretamente. C'è bisogno di una terminologia semplificata, bisogna dare maggiore spazio alle associazioni dei consumatori, bisogna portare nuove modalità di comunicazione con una serie di iniziative che non devono essere solo quelle tradizionali. Occorre dare informazioni per un piano di inclusione finanziaria. Bisogna puntare sulla trasparenza, bisogna, come dire, illustrare il ruolo delle autorità di controllo, perché diventino possibilità anche di conoscenza da parte dei cittadini risparmiatori, e così che ci sia anche la possibilità di allargare il ricorso ad esse per la funzione, evidentemente, cui sono state e chiamate. Bisogna puntare sull'educazione finanziaria, bisogna dare rilievo agli strumenti per risolvere le criticità, quindi il spiegare il ruolo di ABF e di ACF,
e dal mio punto di vista anche recuperare una cosa che invece abbiamo adesso, dal mio punto di vista in certo senso abbandonato, che è quella del modello della conciliazione paritetica, che però aveva dato dei grandi risultati nella esperienza della gestione dei bond Parma, Lacerio, eccetera. Il quinto punto mi manca, paga la pagina 6, no vabbè, ma lo faccio a memoria. Il quinto punto riguarda il tema che è stato sviluppato ieri pomeriggio in modo anche molto puntuale. Riguarda il ruolo rispetto alla educazione finanziaria dei mass media. Ieri è stato con molta chiarezza messo in risalto che c'è addirittura il rischio che l'educazione finanziaria entri in contrasto con l'utilizzo dei mass media, che sono però fortemente condizionati dal loro rapporto con le banche in ordine alla proprietà degli stessi mass media, quindi giornali, televisione, radio e così via. E su questo c'è bisogno di un approfondimento. Io ritengo che la risposta da parte delle associazioni dei consumatori sia questa, cioè anche la valutazione critica di quanto i mass media propongono le loro analisi, le loro proposte in ordine al tema finanziario, deve far parte di quel discorso di formazione, di discernimento critico che noi dobbiamo sviluppare per rendere il cittadino risparmiatore effettivamente soggetto e non oggetto, che diventi protagonismo di uno sviluppo che sia di tipo democratico. L'ultimo punto riguarda la trasformazione, il salto di qualità delle associazioni dei consumatori, che da organismo di difesa dei cittadini consumatori devono progressivamente trasformarsi in movimento educativo e sociale dei cittadini risparmiatori, devono trasformarsi in movimento educativo e sociale del risparmio. E io credo che anche qui nel dibattito di ieri c'è di mezzo, noi dobbiamo esprimere, dobbiamo diventare una espressione del diritto di cittadinanza, e nel diritto di cittadinanza, come è stato giustamente illustrato ieri, c'è il tema dei diritti e il tema dei doveri, c'è il tema del potere e c'è il tema della sussidiarietà, che non è un tema astratto, perché del resto è venuto fuori ieri, e quello non riguarda questo documento, dall'intervento di Veroli, no? Il potere rapportato al principio della sussidiarietà fa sì che esperienze dei corpi intermedi, quali sono le esperienze delle associazioni dei consumatori, vengono riconosciute come corpo intermedio e del principio della sussidiarietà, che dà a presenze come quelle delle associazioni dei consumatori, come dal resto i corpi intermedi, la possibilità di rapportarsi col governo e con le istituzioni in chiave di parità istituzionale. Io credo, ho finito, che questo documento è una bozza che può essere migliorato certamente, però si colloca in questo percorso attraverso il quale questa conferenza può essere veramente valorizzata anche in termini programmatici. Grazie. Grazie a tutti.
questi 6 punti, tutto il lavoro fatto dal primo workshop, spunti di riflessione che magari possano essere divulgati, questo mi sembra assolutamente utile e interessante, un auspicio che condividiamo. Facciamo insomma i compiti al secondo workshop con Alessandro Mostaccio, segretario generale del Movimento Consumatori. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, siamo particolarmente soddisfatti di essere riusciti quest'anno a calibrare la sessione programmatica su questo tema. Non è stato scontato, chi si occupa di consumerismo, che sia dal lato MISE, che sia dal lato associazione dei consumatori, che sia regione, sa che ogni giorno siamo quasi generalisti, un giorno ci dobbiamo occupare di assicurazioni, un giorno di banche, un giorno di turismo. Quest'anno ci è sembrato particolarmente importante fare questo focus sull'educazione finanziaria. Perché? Perché è un momento storico in cui tutti i Paesi membri dell'Unione Europea vengono chiamati a dotarsi di una propria strategia nazionale sull'educazione finanziaria. Anche l'Italia lo sta facendo. Abbiamo costituito un comitato nazionale sull'educazione finanziaria che è partecipato interministeriale da molti ministeri, da enti regolatori e dalle associazioni dei consumatori. Adesso la nostra idea, l'idea condivisa dal gruppo di lavoro del CNCU, col ministero e con i portatori di interessi, che questa poteva essere l'occasione per portare un contributo a questa strategia nazionale che al momento è ancora in una fase di elaborazione. Sapete, tra l'altro, vi invito a partecipare, che anche perché a fine mese scade, è in atto una consultazione pubblica sulla strategia nazionale dell'educazione finanziaria. C'è una consultazione, è il momento in cui si raccolgono le idee, è il momento in cui anche Banca d'Italia non solo stanno facendo monitoraggi, stanno facendo censimento di tutte le best practice che esistono in Italia, si sta cercando di ricondurre a unità e creare una strategia sull'educazione. Quindi per questo dico siamo soddisfatti. Nel merito del secondo workshop, che appunto aveva il compito di rivolgere uno sguardo visuale attento ai temi della trasparenza e della regolamentazione, in realtà più entravamo nel merito dell'enorme sovrapproduzione normativa europea, siamo impattati perché è enorme, cioè stiamo parlando appunto adesso della MiFID 2, cosa è entrata in vigore a gennaio, stiamo parlando dei PRIPS, dei PIR, dei piani individuali di risparmio che proporranno alle famiglie, stiamo parlando della legge sul fallimento del consumatore che non è recentissima ma solo da poco sta funzionando, stiamo parlando dei prestiti vitalizi ipotecari. Insomma, abbiamo una valanga di normative e man mano che ieri le approfondivamo con l'aiuto di esperti, di operatori, si siamo resi conto che questi contenuti, queste leggi, questi regolamenti non sono trasmissibili così come sono, non ci possono servire per fare educazione finanziaria. Cioè, quindi quello che è emerso per assurdo nel workshop 2 è che in realtà dobbiamo probabilmente riavvolgere il nastro, dobbiamo capovolgere completamente l'impostazione e il lavoro che stiamo facendo anche come comitato Edufin, e dobbiamo proprio ribaltare i nostri punti di riferimento. Perché? Perché come emerso ieri dai tecnici, in realtà ovviamente in parte le riforme passano da un approccio anche formalistico. Se vi ricordate la MiFID 1 serviva da dire, a capire che cosa puoi vendere a chi, se è adeguato o non è adeguato un prodotto, ci sono degli obblighi di trasparenza, eccetera, eccetera. Ma alla fine che cosa si è tradotta? Si traducono, come molto spesso, le riforme, pensate un po' anche quella della privacy, anziché, in un neoformalismo, cioè in degli strumenti che servono per tutelare gli operatori, per dimostrare che hanno fatto il loro dovere, per non levarsi da qualsivoglia responsabilità, ma si tradurrà poi concretamente in delle firme, in delle crocette, in delle stampe fronte e retro, e come ci hanno spiegato ieri i
tecnici, gli universitari, gli accademici, noi non siamo in grado, non noteggiamo i prospetti, ma non lo faremo mai. Ma non sarebbe neanche giusto dire vero che lo facessimo, perché visto che abbiamo tutti solo 24 ore al giorno, non è che possiamo diventare tutti esperti di tutto. Ormai devi darti finanziariamente, devi essere uno che ha una buona capacitazione digitale, devi essere uno che capisce di farmaci, dovresti essere uno che è in grado di orientarsi in tutti i settori economici. No, recuperiamo la professionalità, chiediamo che ognuno faccia il suo dovere e lo faccia bene, e allora che i consumatori non devono diventare protagonisti, esperti, avvocati, medici e quant'altro. I consumatori devono potersi fidare. E qui arriviamo al punto. Per recuperare fiducia, cosa possiamo fare? Visto che le strade grondano di sangue, 10 anni di sangue che scorre, di decine di migliaia di famiglie che hanno perso i risparmi, e via cantando. Ci sono state raccontate ieri queste cose, solo per non dimenticarle, per ricordarci. E allora, visto che lo status quo, la situazione attuale non aiuta, perché la fiducia si è persa, secondo noi è importante, dicevamo, capovolgere completamente l'impostazione. E che vuol dire che se le nuove normative porteranno molta carta, molta forma, molte crocette e molta firma, e non molte firme, noi dobbiamo recuperare un'impostazione opposta, di sostanza, di contenuto. Allora, in quel modo anche le associazioni di consumatori non verranno chiamate a fare le foglie di fico di campagne organizzate da altri, o non faremo greenwashing per recuperare, aiutare a recuperare un'immagine che dalle istituzioni finanziarie è stata persa. Allora, capovolgere vuol dire che dobbiamo metterci nell'ottica l'idea di una progettazione partecipata. Cioè l'OSCE chiede quello. Dice, stipulate connessioni col terzo settore, approcciatevi in un'ottica olistica, inclusiva e integrale. Non possiamo pensare che con un po' di copia e incolla, anche di contenuti alti, fatti da tecnici, questi siano di per sé usufruibili. Il ruolo che può avere un'associazione di consumatori è quello di intermediatore culturale, così come quando lavoriamo con le comunità dei migranti, se non abbiamo dei mediatori interculturali non ci capiamo. Come non ti capisci con un cinese che ha un sistema di diritto completamente diverso da quello italiano, così come non ti capisci con intere popolazioni. Allora qui è la stessa cosa. Noi possiamo fare questo lavoro, però dobbiamo essere messi in condizioni di farlo. E per poterlo fare, di questo dobbiamo discutere, servono anche dei punti di riferimento. Non può essere che l'educazione finanziaria non se ne intendi, senza delle stormai, senza dei punti di riferimento. Ieri molto elegantemente il presidente dell'UNI un po' ce l'ha indicato. Ovvio, su base volontaristica, perché di leggi cogenti, dicevamo, ne abbiamo tantissime e impareremo a conoscerle nei prossimi mesi e dovremo lavorarci. Ma possibile che non ci siano dei paletti di riferimento? Anche perché, non per allargare il discorso, nel momento in cui non possiamo cambiare il sistema, mettendo divieto di self-selling che non vai a vendere strumenti finanziari, separando le banche d'affari dalle banche di investimento, eccetera, ci sono interventi di sistema che non sono nelle nostre disponibilità, ma di quelle del legislatore europeo e quant'altro. Quello che noi in realtà possiamo fare è almeno di, come dire, trovare un minimo comune denominatore anche etico. Perché? Perché ci sono dei dilemmi etici. Molti dei reati e dei comportamenti illeciti che si sono succeduti negli anni sarebbero scriminati penalmente, cioè non costituirebbero reato, perché spesso sono stati posti in essere in situazioni di coercizione. Il dilemma morale e etico di un dipendente bancario in cui sa che o vende o va a casa è successo, e come? Perché ci sono dei sindacati dei bancari che chiedono un aiuto? Perché l'UNI non trova nessun istituto bancario che sia disposto ad applicare sperimentalmente, volontaristicamente, delle regole di processo che rendano pari a zero i conflitti di interesse, che non buttino i dipendenti in un dilemma morale o etico? Noi abbiamo visto tanti dipendenti di banca impiccarsi. Vengo da Torino, corro il Fidelum, ho dato qualcuno spiegare
spariva, qualcuno si impiccava, qualcuno ha capito solo dopo che aveva rovinato intere famiglie, eccetera, eccetera. Allora noi dobbiamo recuperare anche una visione etica minima. Le norme UNI mirano a quello. Adesso c'è il primo rapporto UNI che è riuscito a creare una partnership con chi? Un istituto bancario a caso, l'unico che abbia dato la risposta, Banca Popolare Etica. Hanno buttato giù un documento che è datato il 25 maggio, che io adesso in bozza, e dovremmo ragionare. Ha senso avere del punto delle stormlines, dei punti di riferimento su che cos'è l'educazione finanziaria? Ognuno se la inventa, ognuno se la canta. Perché l'altra esigenza che è venuta fortissima fuori da tutti i lavori è anche i formatori, li formiamo o no? E chi li forma? Se vogliamo arrivare alle persone e non solo al web in maniera così indistinta, noi dobbiamo, diciamo, l'OCE, convenzioni col terzo settore. Noi vogliamo andare a fare educazione finanziaria, vi faccio un esempio strano, con la conferenza di San Vincenzo, cioè le persone che vanno nelle case degli ultimi e dei penultimi a portare cibo, accoglienza, sono loro che entrano nelle case, sono loro che vedono i problemi, sono loro che vedono il sovraindebitamento. Noi dobbiamo formare gli assistenti sociali che di nuovo intercettano una fascia di... Noi dobbiamo entrare nei luoghi di lavoro. Quando andiamo come associazioni, come ci capita, nelle cooperative sociali, cioè devi cercare le buste paga da 900 euro al mese, voi sapete qual è il tasso di cessione del quinto su aziende che hanno buste paga medie da 900 euro? Vuol dire che hanno il 90% di dipendenti con la cessione del quinto. E qual è il settore che per l'ABF crea maggior contenzioso? Proprio la cessione del quinto dello stipendio. Proprio un settore, un istituto su cui non ci dovrebbe essere contenzioso. E qua un prestito praticamente sociale, a tassi poco sotto d'usura, perché non lo rendiamo sociale, eppure c'è tutto questo contenzioso. Com'è pensabile? Quindi vado a chiudere, ossia noi, se posso ancora un momentino, noi vorremmo come associazioni recuperare appunto una visione da educazione preventiva, riduzione del danno, una visione ex ante. Sono 15 anni che lavoriamo ex post, svuotando il mare con un cucchiaino nei tribunali civili e nei tribunali penali. No, quello lo facciamo, il nostro lavoro, ma qui ci viene chiesto di fare un altro. Noi siamo disponibili, dicevo, se l'approccio non è formalistico e di sostanza, e se ne saremmo messi in grado di fare bene questo lavoro. Il comitato Edufin si sta strutturando in gruppi di lavoro, noi potremmo far parte di questi gruppi di lavoro, e non è che lo possiamo fare con l'unico rappresentante del CDCU, uno è Trino, a tutti c'è un limite al lavoro di ciascuno. Dobbiamo unirci come associazione, dobbiamo specializzarci, dobbiamo dividerci le competenze, chi fa education nelle scuole, chi punta a target invece dei pensionati, studiamo che cosa vuol dire prestito vitalizio ipotecario, chi è migranti con un lavoro per spiegare che esiste un conto corrente di base che non costa niente, vuol dire tutti i bonus possibili immaginabili che non vengono utilizzati dalle persone in difficoltà, dal bonus energia per pagarla meno, quant'altro. Quella è educazione anche. Andiamo nelle classi, sul valore del denaro, su dare dei punti di riferimento, su quanto costa, e impostiamo l'educazione finanziaria non dai contenuti, ma dai bisogni. Essere dire che abbiamo dei bisogni durante la nostra vita. Bisogni che vuol dire, non so, risparmiare per mandare i miei figli all'università, e allora parliamo su quell'esigenza lì. Abbiamo un'esigenza di credito al consumo per fare un acquisto che non ci possiamo permettere? Facciamo l'educazione finanziaria targato su quel bisogno lì. Non quindi in maniera generica, no? Adesso parliamo per 4 ore della MIFID, oppure parliamo di... Vediamo qual è il bisogno della persona e diamo una risposta. Per fare questo dobbiamo davvero avere l'intenzione di lavorare tutti insieme. E al netto che sarebbe uopo la stipula di convenzioni come previsto nel piano di strategia con le associazioni dei consumatori per puntare il cuore oltre l'ostacolo, iniziare anche delle attività progettuali, ma secondo noi al netto delle attività progettuali, che sono comunque strumenti utili di utilità, noi dovremmo essere messi in condizioni, se appunto non siamo delle fondi di fico, di poter fare sistema, poterci organizzare, secondo me creando un centro studi interassociativo, una casa comune di tutte le associazioni dei consumatori, che ha
come scopo, sento solo sull'educazione finanziaria, di aiutare il Comitato Nazionale a integrare la sua proposta, ma declinandola in concreto. Servono specialisti, tecniche di animazione, servono pedagogi, servono. Cioè, non è che si possono fare così. Cioè, in un mondo che è digitale, dobbiamo dare degli strumenti digitali, ma lo strumento digitale non è il portale, se c'è il portale ci mancherebbe, ci va, ma è l'ABC, poi come lo declini? Avete visto quanto costa avere qualche esperto di educazione finanziaria? Avete visto il budget che è di fine e quant'altro? Lo Stato ci mette in condizione di fare un lavoro unico, di condividere una casa, di suddividerci il lavoro, di specializzarsi, perché un conto avere due persone che conoscono perfettamente la disciplina della cessione del quinto. Tutti i giorni veniamo auditi, consultati, l'altro ieri l'ultima Banca d'Italia, vi mandiamo le nuove linee sulla cessione del quinto, fateci sapere cosa è. Facciamo un lavoro sinergico, unito, tutti insieme, ci possiamo specializzare, ne abbiamo bisogno. Io chiudo veramente dicendo fidatevi delle associazioni dei consumatori, noi siamo in grado, abbiamo la credibilità e le capacità per volgarizzare il messaggio. Vogliamo continuare a parlare ancora in latino? Ci ripariamo ancora in 10 di 4 firme, corpo 4, un contratto e cose del genere? Dateci questa possibilità e rischiamo davvero che questo paese raggiungerà lo stesso anche i risultati formali che ci vengono chiesti. Siamo in posizione X, tabelle rosse, saliremo. Ma saliremo davvero aumentando la qualità della vita dei cittadini e restituendo una fiducia nel fatto che anche le filiere che fanno più paura possono pian piano puntare il barometro su qualcosa che non sia solo la massimazione del profitto. Grazie. Grazie ad Alessandro Mostacco, segretario generale del Movimento Consumatori.